Mi chiamo Antonio, ho 18 anni e sono qui in una comunità educativa. Oggi sto facendo il laboratorio, come tutti i giorni, 2 ore alla mattina e 2 ore al pomeriggio. Allora, sono ragazzi ospiti di una comunità educativa, sono ragazzi stranieri non accompagnati, ci sono ragazzi italiani, non italiani, che sono seguiti dai servizi sociali dell'USM di Milano. Qua sì, vengono seguiti da un professionista, da un maestro d'arte che è proprio responsabile del laboratorio di agricoltura. Vengono insegnati ai ragazzi proprio come si viene proprio trattato l'orto, seminata la verdura e tutto quanto. Quello che prepariamo noi, quello che viene fatto bene, lo mangiamo noi stessi, che viene portato qua in cucina, è preparato dalla nostra cuoca, e quello che praticamente non è il massimo, cioè praticamente lo scarto così, lo prepariamo e cerchiamo di farlo diventare abbastanza meglio per darlo poi anche da mangiare agli animali. Un orto sociale è il recupero di un terreno che potrebbe essere produttivo, ma a volte anche non produttivo. E il fil rouge, la logica che li lega è che sono comunità di accoglienza, orti nelle carceri, orti sociali che si prefiggono di dare lavoro a disoccupati. Però è il modello che possiamo definire comunità resiliente, cioè la creazione di cibo destinato alla popolazione locale secondo una logica di recupero di terreni e di attività che vengono considerate normalmente a margine della società. Tutti i prodotti che noi coltiviamo nell'orto vengono poi usati per fare sia gli antipasti e le giardiniere, che noi abbiamo appunto nella nostra gamma di prodotti, abbiamo i biscotti, antipasti e giardiniere. L'80% dei prodotti dell'orto vengono appunto lavorati sempre in questo laboratorio e conservati e poi praticamente messi in commercio perché li commercializziamo in piccola parte, in modo molto umile, ma comunque li commercializziamo ovviamente per trarre un aiuto per le borse di lavoro dei nostri ragazzi. Ci sono anche ragazzi che sono stati inseriti a delle aziende agricole vicino a noi, proprio sono inseriti come lavoratori, stanno lavorando fino adesso. Ci sono quelli che hanno 25 anni, 26, quando erano minorenni, però sono passati qui e adesso sono lavoratori. Ci insegnano a lavorare, ad avere delle responsabilità, soprattutto perché le nostre responsabilità sono alla fine per noi stessi, fin dalla mattina quando ci svegliamo fino a quando andiamo alla sera a dormire. È molto utile questo percorso, infatti cerchiamo di farlo il meglio possibile.